Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. È uscito Heart, il nuovo album di Elisa con 14 brani, coprodotti con il compagno Andrea Rigonati. Tutte le canzoni del disco sono nate nel tempo, molto anche lontane una fra l'altra, una con l'altra. Le più vecchie hanno anche 11 anni, per esempio Coincidences, che avevo scritto ancora subito dopo Pipes and Flowers, che era il mio primo album, oppure Lizard, che per me era inizialmente una candidata per il mio secondo album, appunto, e poi invece avevo fatto una cosa completamente elettronica, quindi non era il suo momento. E poi ci sono alcune che sono molto molto più recenti, tante cose che ho scritto soprattutto come testi proprio anche durante quest'estate, e quindi a livello di spazio e tempo è un album abbastanza anche convulso, cioè che ha questi viaggi sì, che me lo portano un po' fuori appunto dal tempo. I duetti di questo album sono molto viscerali, nel senso sono tanto legati alla composizione delle canzoni, delle melodie. Ti vorrei sollevare, mi ha suggerito all'istante proprio la voce di Giuliano, come anche Forgiveness per la voce di Anthony, di Anthony and the Johnsons. A silent stone that struck my heart while I look for a sign. A sign. Pensavo insomma che ci fosse qualcosa, qualche componente insomma della chimica della canzone che si avvicinava al mondo di questi artisti, e quindi proprio subito ho voluto chiedere a entrambi, insomma, quando ho finito i demo di partecipare. Con Giuliano è stato un po' ci abbiamo un po' incoronato un sogno che avevamo entrambi di collaborare insieme, perché da anni siamo amici e abbiamo ascoltato varie volte i demo insomma dei Negramaro, e loro hanno sentito i miei, e abbiamo suonato nelle jam session di notte in giro nei locali. Ci mancava un po' solo di, fra virgolette, ufficializzare quello che già esisteva, e in questa canzone io veramente ho sentito la sua voce dall'inizio, insomma la sentivo tanto nel ritornello, il suo falsetto proprio, che per me è qualcosa di bellissimo. E per Anthony la sua eleganza, proprio il suo essere fuori dal tempo, appunto, potrebbe essere una voce degli anni 20, potrebbe essere una voce del 2000 o del 3000. Mamma da poco, Elisa ci rivela come ha scelto il nome della sua bimba. Ma Cecile, diciamo, è nata come Emma, cioè noi volevamo tanto chiamarla Emma, e poi suo papà ha letto un articolo quest'estate di un pianista che si chiama Cecile, non ricordo tra l'altro il cognome. Ups, però era il maschile, insomma, Cecile con la Y e la L finale. E poi anche a me era piaciuto tantissimo Cecile, e continuavamo a giocare in quei giorni a chiamarla Cecile, perché sapevamo che era una bambina, eccetera. E poi non siamo riusciti a dimenticarci di Emma, però non volevamo rinunciare a Cecile e le abbiamo unite. Anche Giorgia sarà mamma. Le due artiste hanno duettato insieme sul palco di Amiche per l'Abruzzo. Guarda, ci siamo scritte questo messaggio proprio pochi giorni fa, ho detto ma allora eravamo in quattro a San Siro, eravamo in quattro, però sì, no, non lo dico perché chissà, magari non si sa, no, basta, mi fermo qui.